Buonasera, benvenuti al Gusto del Sapere, la trasmissione che racconta il buono della cultura. Questi incontri sono nati dalla collaborazione tra Betapress.it e Unitre Edu, il progetto di Unitre che porta la cultura accademica online. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Sergio Luppi, che rappresenta il Dipartimento di Discipline Storiche in Unitre Edu. Professore, buonasera. Buonasera, dottoressa. Grazie per essere qui. Allora, il professor Luppi è laureato in scienze politiche presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove ha anche insegnato filosofia del diritto. Ha conseguito un diploma postuniversitario in gestione bancaria presso l'USDA della Bocconi di Milano ed è stato vicepresidente della Società Storica Lombarda e componente del consiglio direttivo dell'Istituto Superiore di Sociologia. È anche vicepresidente di Unitre. Nel corso della sua lunga carriera accademica ha svolto un'intensa attività didattica tenendo corsi e seminari di natura interdisciplinare su argomenti politico-giuridici e filosofici. Nel corso degli ultimi anni ha diretto progetti di studio e ricerca promossi dall'Unione Europea e dalla Regione Lombardia su tematiche attinenti al rapporto fra politica, società, diritto e, per quanto riguarda l'ambito formativo, i processi di comunicazione all'interno delle aziende e delle istituzioni pubbliche. I suoi interessi culturali e la sua molteplice esperienza professionale, che spaziano dal diritto all'economia e alla scienza politica, dall'epistemologia alla sociologia, si sono poi concretizzati in una serie di pubblicazioni scientifiche e articoli che testimoniano la varietà e la serietà del suo impegno accademico-professionale. Quindi, professore, è sempre di più un piacere averla qua con noi. Buona. Allora, lei. Abbiamo visto che ha questo profilo ricchissimo, che è anche una prerogativa dei docenti del progetto Unitre Edu. Qua rappresenta il Dipartimento di Discipline Storiche. E, vorrei chiederle come è organizzato questo dipartimento e che tematiche tratta. Ma dunque, rinviando al sito, al nostro sito, per quello che concerne gli aspetti di dettaglio, potrei tracciare un po' le linee generali e, per così dire, la filosofia che ispira questo dipartimento. Ma, dunque, innanzitutto, qui la storia è considerata come un fattore molto importante per capire il mondo in cui viviamo, nel senso che non siamo venuti dal nulla, quindi una ricerca sulle radici della nostra cultura e degli eventi stessi che stiamo vivendo, sia in positivo che negativo, richiede necessariamente un approccio di tipo storico. Ciò detto, diciamo che il Dipartimento presenta la storia sotto molteplici punti di vista. Innanzitutto come storia degli eventi, nel senso che si parte da un certo periodo storico, poi sarò più preciso per quanto riguarda la storia moderna di cui mi sto occupando in questo momento. Storia degli eventi, ma anche poi, per così dire, le storie speciali, ad esempio storia economica, storia della cultura, storia delle istituzioni, dei costumi, che sono spesso poi trascurati, ma sono un po' la base anche delle motivazioni che spingono gli uomini ad agire, no? Che si modificano incessantemente nel corso del tempo. E quindi, ecco, questa è più o meno la filosofia che ispira il nostro dipartimento. E in questo penso che abbiamo persone molto qualificate che appunto trattano delle. Ecco, poi ho dimenticato anche l'aspetto che concerne la storia dell'arte e l'archeologia, che per un lato sono discipline che si collocano in altri settori, però hanno anche un forte addentellato storico. Ecco. Penso che questo sia, riassumo un po' il senso, di quello che abbiamo fatto e intendiamo fare nel futuro. Ecco. Lei ha detto poco fa che quest'anno insegnerà storia moderna. Di che cosa tratterà? Quali argomenti toccherà? Come pensa di aver, come ha organizzato le sue lezioni? Ma dunque, qui dipende un po' anche dal tempo che sarà disponibile, nel senso che è un progetto abbastanza ambizioso che avevo iniziato un paio d'anni fa, prima che esplodesse la crisi pandemica. E comunque, in grosso modo,
In questo progetto intendevo tracciare un quadro storico nelle linee generali che trattano sia la storia degli eventi, ma per poi anche toccare la storia della cultura e delle istituzioni sostanzialmente, per far vedere appunto come dall'inizio del mondo moderno, che convenzionalmente è quello, e anche erroneamente se vogliamo, perché già nel Medioevo abbiamo tracce di quella che sarà la modernità, nella fine del Medioevo. Comunque dalla scoperta dell'America fino alla Rivoluzione Francese, no? E direi fino quasi all'avvento di Napoleone nel 1800, no? Quando viene nominato eletto imperatore. E diciamo che quindi per quello che concerne questo progetto avevo iniziato tracciando il succedersi degli eventi dal punto di vista della politica internazionale. Mi spiegherò meglio. Abbiamo un XVI secolo, il famoso siglo d'oro, no? Quello dell'avvento della potenza spagnola, l'impero nel quale il sole non tramonta mai, dell'epoca di Carlo V, ma anche il trionfo un po' della cultura spagnola in questo periodo, perché abbiamo dal punto di vista della filosofia la seconda scolastica, poi abbiamo una letteratura, un rigoglio della letteratura, soprattutto della letteratura cosiddetta teologica, no? Di impronta religiosa, che dà un po' il tono non solo alla Spagna, ma a questo grande impero, ma a tutto il mondo cattolico. E poi è il secolo della riforma e della controriforma, quindi il preludio alla tragedia delle guerre di religione, che poi sono già presenti in quel secolo, ma poi esploderanno soprattutto nel sud. Ecco, quindi io non so quest'anno dove arriverò, però intenderei poi passare al XVII secolo, quindi 1600, che è caratterizzato dall'avvento della Francia come potenza egemone, ma anche non solo sul piano politico e militare, ma anche il secolo del Re Sole, per intendersi, ma anche su quello culturale, che poi sarà un'egemonia che conserverà in parte anche nel secolo successivo fino all'avvento nell'Ottocento, che insieme, a parte del Settecento, è il secolo dell'egemonia anglosassone, anche qui in campo politico-militare e in campo culturale, che poi, se vogliamo, prosegue ancora oggi, perché gli Stati Uniti non sono altro che una propaggine di questa tendenza culturale, fatte le debite differenze, ovviamente. Ecco, non so, però, sono stato un po' prolisso, magari non vorrei avere tralasciato qualcosa che mi era rimasto in mente, che non ho potuto esprimere, ma comunque, ecco, diciamo, vorrei occuparmene sotto un punto di vista globale di questo periodo storico, appunto per procedendo anno per anno attraverso questi riferimenti all'importanza che hanno svolto queste nazioni sul piano della storia mondiale. Sì, professore, lei si è scusato perché temeva di essere prolisso. In realtà ha un po' riportato quello che io ho visto nelle interviste, ovvero la caratteristica del progetto UnitraEDU di essere trasversale. Quindi lei si occupa di storia, c'è un libro che a me è molto caro, che è La cronologia universale. A me piace un sacco, perché mi piace la possibilità di guardare su un anno, su un periodo, tutto quello che succede nelle varie parti del mondo dal punto di vista storico, filosofico e altro. E a me questo piace molto, perché dà un'idea di completezza che non sempre è un metodo che viene affrontato quando si studia. Ripeto, lei è uno storico, gli storici sono quelli che a chi fa il mio lavoro, a chi è giornalista, in realtà hanno dato il metodo, perché è lo storico che c'è, quindi chi ha studiato la storia, gli eventi, che ci ha insegnato che per noi fondamentali devono essere le fonti, per noi fondamentale deve essere capire qual è il quadro storico e culturale, anche geografico. C'è chi dice che i giornalisti saranno, cioè dovrebbero essere gli storici dell'attualità. Io
sono un po' pessimista da questo punto di vista. Lei da storico apprezza questo parallelismo, questa commistione, o vede che sono proprio due metodi diversi? Ma dunque, il giornalismo di qualità, indubbiamente quello che approfondisce, appunto non si arresta agli aspetti superficiali o comunque non è malato di sensazionalismo a tutti i costi, ecco, per essere chiari. E diciamo che il giornalismo di qualità è di grande utilità per la conoscenza delle cose attuali. Molti libri interessanti che ho letto, ad esempio, per fare l'esempio delle guerre di Jugoslavia, no? Sono fatte proprio da giornalisti che erano sul campo, erano dotati anche della cultura sufficiente a interpretare i fatti che avvenivano, non soltanto da un punto di vista dell'immediatezza, ma appunto in un quadro più generale. E quindi io apprezzo molto questo aspetto, cioè a condizione che ci sia sotto uno studio serio, una seria preparazione, una seria ricerca. In questo modo potremmo dire che i compiti sono, non dico intercambiabili, ma complementari. Uno racconta la storia che l'altro lascia, e viceversa. Invece ho una domanda. Chi vuol seguire i suoi corsi ha bisogno di una preparazione di base? Perché la storia è un argomento intanto molto controverso, per quanto possa sembrare, perché le stesse fonti, ma in tutti i periodi, raccontano storie diverse alle volte. Quindi quando si vuol parlare di storia moderna, un minimo bisogna anche sapere che approccio avere, oppure le sue lezioni sono organizzate in modo tale da partire dalle basi? Ma rivolgendoci, per così dire, a una platea molto vasta che comprende persone di preparazione culturale diversa, no? Io direi che i corsi vanno bene per tutti, anche perché io mi sforzo di partire dalle cose più note per poi introdurre magari delle interpretazioni, delle connessioni che sono a un livello superiore, cioè cercano di approfondire l'argomento, insomma. Quindi direi che lo scopo dell'Unitre è anche questo, perché si parla di università delle tre età, quindi ci rivolgiamo anche a persone giovani, non solo a persone così a pensionati o persone che magari hanno già avuto una propria esperienza professionale e titoli di studio anche di un certo livello, insomma. Quindi direi che, per rispondere alla sua domanda, ci rivolgiamo a tutti e non è necessaria una preparazione oltre quella che è normale, ecco, che ogni persona che è appassionata a un argomento, grosso modo, si è fatto. Ecco, più che altro magari c'è il problema di sfatare certi miti, cioè, io ricordo sempre una delle espressioni dei miei maestri d'università, che quando trovavano una persona che era restia ad apprendere, ma che però era presuntuosa, dicevano: lei deve dimenticare tutto quello che sa, perché altrimenti non capirà. Che è bello! Cioè... è questo, insomma. Però erano persone abbastanza ruvide dal punto di vista, cioè non abbiamo più insegnanti così oggi, nelle generazioni più giovani l'approccio è diverso, forse è anche meglio sotto un certo punto di vista, però c'è da dire che questi erano dei veri maestri, quindi quando dicevano queste cose è perché si imbattevano in stupidaggini veramente clamorose, ecco. Lei poco fa ha parlato delle lezioni, del fatto di frequentare Unitre. Io mi permetto di riepilogare come funziona il progetto Unitre Edu. Quindi è possibile frequentare i corsi di proprio interesse online, seguendoli come se fossero delle normali lezioni universitarie in presenza. Quindi il docente mette a disposizione del tempo, degli orari, e sono stati pubblicati gli orari dei corsi, il calendario, e chi vuole ha l'appuntamento col docente per seguire le lezioni assieme ad altri colleghi. Quindi sarà possibile avere un'interazione sia con i colleghi sia con i docenti. Per fare questo basta iscriversi sul sito di Unitre Edu. La cosa che a me piace molto, però io sono una fan,
è che con la sola iscrizione è possibile seguire tutti i corsi che si vogliono. In più ho saputo che con chi vuole può anche alla fine del corso sostenere un piccolo esame, cioè un esame, non piccolo, un esame e vedere il riconoscimento della certificazione delle competenze. E un'altra notizia recentissima è che è possibile anche iscriversi ai corsi di Unitreedu anche utilizzando il bonus scuola degli insegnanti. Quindi le sue lezioni, professore, quando cominceranno? Ma dunque, qui è un po' un punto controverso, nel senso che io sto facendo anche altre cose. Dunque, non so, devo parlarne un po' con la direzione nostra, perché il mio progetto era di iniziare adesso, il mese d'ottobre sostanzialmente, ma forse si inizierà a gennaio la cosa. Ma invece, per quanto riguarda il progetto Unitreedu, io adesso le faccio una domanda un po' più di costume. Se le chiedo come ha conosciuto il progetto e quando? Ma il progetto, ma diciamo che, pur essendo una novità indotta dalle particolari condizioni in cui che stiamo vivendo, no? Cioè la necessità di fare questa didattica a distanza, tra l'altro io per certi versi detesto, nel senso che viene meno quella gestualità, quella comunicazione diretta e quell'interazione che permette poi di creare un vero dialogo con chi insegna e chi ascolta la lezione, che purtroppo non è pienamente compensata dal fatto che uno può interagire anche via computer, insomma. Da questo punto di vista, ecco, c'è questa novità che ci costringe a usare la didattica a distanza. Dall'altro però possiamo dire che non è una novità assoluta, in quanto, diciamo, io ormai dunque è dall'87, quindi praticamente sono 33-34 anni, no? E anche all'inizio non ci siamo dati nessuno schema meccanico preordinato, nel senso che abbiamo cercato di andare incontro alla domanda di cultura utilizzando di volta in volta vari moduli, insomma. Quindi avevamo non solo i corsi tipo lezione frontale, ma anche tavole rotonde, anche, infatti poi abbiamo continuato ancora fino al 2018, quando utilizzavamo il nostro auditorium abbastanza grande, e io per esempio ho diretto lì tutta una serie di seminari, di interventi al venerdì. Questi purtroppo adesso li dobbiamo fare con questo sistema. Comunque diciamo che c'è un aspetto originale che dipende dalla situazione in cui viviamo, però c'è una continuità rispetto alla filosofia ispiratrice di Unitre, insomma, quindi appunto che non è legata a nessun schema predefinito, diciamo, e di volta in volta cerchiamo di dare risposta alle questioni che vengono poste. Professore, la ringrazio, grazie mille del suo tempo e di questa chiacchierata. Grazie a lei. Ricordo a tutti quelli che volessero avere maggiori informazioni sul progetto Unitreedu che possono andare sul sito www.unitreedu.com. Io vi auguro buona serata. Buonasera a tutti. Thank you.